Ho dormito troppo. Alla mia età fa male al cervello. Ho sognato che il burattino mi guardava. Ora una bella sciacquata e mi rimetto a posto. Stanotte agghiacciato. Per fortuna c'è la brocca piena di ghiaccio. Stanotte mi è venuta un'idea migliore per farti camminare. Che fa molto freddo, ma che mi si sia ghiacciato anche il cervello, mi pare. Oddio, Madonna Santa. Non è possibile. Avanti! No, no, aspettate, un momento! Non entrate! Chi è? Stanotte il vento mi ha scardinato la porta della stalla. Se venite a ripararla, vi compenso con questo po' di latte appena munta adesso. Sì, oggi non ho tempo, rivolgetevi a Mastro Ciliegia. Il latte. Il latte? Date qua, deve fare fatto. Sì. Da che modi? Come ti chiami? Pinocchio. Sei proprio te. Oddio. Oddio, oddio. Mi è nato un figlio. Pinocchio! Pinocchio! Vieni dentro che tu prendi freddo. Cammina. Non mi far arrabbiare. Buongiorno, Mastro Delpetto. Buongiorno, buongiorno signora. Aspettami!
Pinocchio! Cos'è quel formaggio? Mai sentito? Brutto ladro sfacciato! Ora mi senti, sa? Ti insegno io se ti prendo, brutto ladro! Levati! Fermatelo! Fermo! Siedi in arresto! Ma cosa fate? Il ladro è lui! Ecco lì, quel bambino! Ma bimbo, ma che cerchi? Che c'è? Vai via, sei! Ognuno a quello vuole! Nessuno si muova! Quante posi fai? Conti a casa. Guarda il formaggio del signore, come tu l'hai ridotto. Ecco, ecco il formaggio. Ma finisci così? Riferitemi l'accaduto. No, tutto a posto, nulla. Non un corno. Rimane il fatto che il bambino mi ha derubato. Bisogna compatirlo, aveva fame, poverino. Non è una buona ragione per derubarmi. Questo è giusto. Non vi denuncio solamente perché mi fate pena. E io vi ringrazio. Riferite, signore guardie. Siete voi il genitore? Sì, l'ho fatto io, ma per essere sincero io me l'ero fatto di legno. Sì, di legno. Non capisco. E come vi dicevo, signora guardia, io me l'ho fatto un bel burattino e mi era venuto anche bene. E sta fermo un momento. Bello, tutto di legno stagionato. Solo che al mattino, quando mi sono svegliato, ho trovato questo. E chi fa prendere in giro? Vedremo se fate ridere anche il maresciallo. Portalo dentro. Perché lo volete portare dentro? Ma chi portate? Voi dentro? Trovate qualcosa per coprire questo bambino? Ma ci penso io a coprirlo, signora guardia. Finora non ne ho avuto il tempo. È stata tutta una cosa improvvisa, accaduta stanotte. Vi pare che se avessi avuto un figlio l'avrei tenuto così male? A costo di qualunque sacrificio io l'avrei nutrito, vestito. Ce l'ho solo da stamattina.